Ecco. Sasha Cikarevic. Allora, se non ci stai, se non ci state, mettetevi in qualche modo, non so, davanti, uno davanti all'altro, non so se... Ecco, bravi, voi seduti, gli altri in piedi, perché poi vi ripeto, c'è una sorpresa, non possiamo dirvi perché. Allora, mi ero ripromesso di non parlare di calcio questa sera, però, allora, abbiamo... In casa praticamente non ci batte nessuno, fuori casa abbiamo quel zero vittorie che bisogna nel 2019, anzi, abbiamo anche qualche partita per rimediarlo nel 2018, però bisogna migliorare lì. Sì, abbiamo anche una partita per sfatare questo tabù che è la partita di Renato. Chissà se il 26 giorni dopo di Natale possa succedere una cosa così. Ma guarda, i punti grosso modo sono stati punti che mi aspettavo, perché 10 partite, 14 punti è un bel bottino. Però sono stati fatti quasi tutti in casa, escluso il pareggio di Ravenna. Sono convinto che abbiamo grandi margini ancora di miglioramento, e perché la squadra mi piace molto come si allena, ho uno staff tecnico molto bravo, medici, abbiamo 3 medici super professionisti, anche i massaggiatori. Ho veramente trovato un grosso equip, dei professionisti molto bravi, ognuno nel suo campo. Poi devo dire una cosa, ho trovato anche, di questo sono molto molto contento, il mio capitano Ricchiuti, che lavora ancora per il primo di calcio, giustamente. Sei arrivato con una mansione particolare a Rimini, adesso quest'anno hai questo nuovo ruolo in cui hai potuto confrontarti anche con tante altre realtà più giovanili, perché qua abbiamo tanti bambini, ma bambini che alcuni potrebbero veramente già essere pronti per la prima squadra. Noi con il direttore che dobbiamo anche fare i complimenti a Pietro, perché è una persona che lavora da per il Rimini, lo fa con passione, con il cuore, con altro. Io spero che quest'anno, mi dispiace per tutti questi ragazzi della prima squadra, però io spero che la società quest'anno a gennaio porta su qualche ragazzo del settore giovanile, perché Rimini ha bisogno di tirare su qualche giocatore del settore giovanile. Se noi faremo questo, allora vorrei dire che Rimini crescerà come città e crescerà come settore giovanile. Quindi io spero che quest'anno, da gennaio in poi, portiamo su qualche giovane del settore giovanile, perché vogliamo far capire che noi dobbiamo costruire giovani in casa. È molto difficile, oggi sono stato a Firenze, non è, le notizie per noi non sono mai bellissime, chissà perché. Per i poveri, diciamo così come siamo noi, quello che facciamo, non c'è pochissima considerazione per i sacrifici che facciamo, però è Natale e bando a le malinconie, è stato tutto bellissimo, l'anno prossimo sarà secondo me ancora altrettanto bello, magari con altri obiettivi che non saranno quelli di poter vincere un campionato, però è bastata la gioia delle ultime partite in casa quando abbiamo vinto anche alla fine, secondo me ci hanno ricompensato anche sono delle partite che non sono andate bene, di questo andamento esterno che non ci soddisfa, non è normale, tutti avremmo voluto fare di più, però penso che abbiamo ancora una carica da paura per questo sabato, tra l'altro anche si avvicina Natale, quindi vogliamo farci tutto un regalo, abbiamo anche la partita su cui teniamo molto, che il pubblico tiene molto, il derby come si dice, ma io sono convinto che questi ragazzi ci daranno ancora tantissimo. Inverno ancora, come si dice, è da venire.